Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi ho una fame che non ci vedo più. E infatti sono mezzo ciccato. Voglio mangiare subito queste crocchettine buone buone da ciupparsene lo dedos, che dentro ci sono tante cosettine simboliche simboliche. E allora andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. Sono facili da realizzare, per quello che facciamo veramente ambrescia ambrescia e furia. Besos, muaccio, eccomi ingredienti e cominciamo la nostra preparazione. Abbiamo bisogno di circa 600 g di patate bollite. Basta metterle in acqua fredda e fargli raggiungere il bollore. Da quel momento calcolare 25-30 minuti. Poi dipende dalla grandezza, ma comunque in linea di massima il tempo è quello. Un uovo intero. E poi qui ho due diversi tipi di formaggio, il gouda e il parmigiano. Il parmigiano ci servirà per dare corpo, mentre il gouda ci servirà per dare dolcezza e poi anche un po' filante all'interno. La dose di parmigiano è di circa 100 grammi, mentre quella del gouda di circa 80 grammi. Il gouda potete sostituirlo con della fontina o con un altro formaggio a vostro gusto. Ultimi due ingredienti, ovviamente un po' di sale, non troppo, ma un po' ci vuole, e poi della noce moscata. Per l'impanatura abbiamo bisogno di farina 00, un uovo intero e del pan grattato. Cominciamo dunque la nostra preparazione. Schiacciamo le patate per ricavarne una purea. Le patate vanno lavorate quando sono fredde, perché se le lavorate calde avranno una maggior quantità di umidità, quindi di acqua al loro interno. Dopo averle scolate, lasciatele in un piatto o sopra uno straccettino di quelli da cucina fino a che non hanno finito di fumare. Finché stanno fumando, stanno rilasciando l'eccesso di acqua contenuto al loro interno. Se avete uno schiacciapatate come questo, non serve che le peliate prima, perché, come potete notare, la pellicina viene catturata direttamente dal cestello. In caso contrario, pelatele. Alla purea di patate aggiungiamo la noce moscata e l'uovo intero, dopodiché un pizzico di sale. Generalmente, nella ricetta classica, si utilizza un solo tipo di formaggio, quindi il solo parmigiano e il solo tuorlo. Invece in questo caso noi utilizzeremo anche l'albume, quindi il bianco dell'uovo, perché aggiungiamo anche un formaggio filante, che è appunto in questo caso il gouda, ma può essere della fontina oppure un altro tipo di formaggio. Questo perché? Perché utilizziamo anche l'albume, perché manterrà la struttura della crocchetta un pochino più stabile. Il parmigiano lo abbiamo grattugiato fine perché serve da struttura, perché altrimenti la sola purea di patate da manipolare è praticamente impossibile. Il gouda invece lo grattugiamo più grosso, più spesso. Per quale motivo? Perché quando poi andremo ad aprire le crocchette, questo ci risulterà leggermente filante. Questa è la giusta densità che deve avere l'impasto. Se vi risultasse più appiccicoso, e può risultarvi più appiccicoso, dipende dal tipo di patate che state utilizzando, aggiungete ancora un po' di parmigiano. Passiamo alla fase di formatura delle crocchette. Sporcatevi le mani con un pochino di farina, quindi formate una polpettina tra i palmi delle mani per compattare un po' l'impasto, allungatelo in questa maniera e ottenete quindi la classica forma della crocchetta. Dopodiché passare la crocchetta nella farina, quindi nell'uovo sbattuto ed in seguito nel pan grattato. Prima di cuocerle conviene mettere nel congelatore per 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale in quanto se le friggessimo così, senza averle prima fatte congelare, in cottura si romperebbero e rilascerebbero uscire il formaggio filante. Fra l'altro, congelate si conservano benissimo per almeno un mesetto all'interno del freezer. Quindi magari ne fate un tot oggi e poi piano piano le tirate fuori e mentre sono ancora congelate le mettete direttamente in abbondante olio di semi di girasole già caldo, mi raccomando, quando ovviamente raggiunge la temperatura le inserite all'interno e le cuocete per circa 4 minuti. E dopodiché sono pronte, quindi indovinate un po'. Ed è spettacolare, è spettacolare. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. E la mia domanda è: sarà buono? O non saranno buone? Non lo so. Non lo so. Cos'è che hai guardato? Il gatto? Sì, il gatto. Cosa ci devo fare?
questo gatto è così, sente rumori strani e salta fuori. Vabbè, a proposito, mi avete detto in tanti che fine ha fatto la stella. Eccola là, ciao. Vabbè, ti tocco dopo. Ma poi gli faccio le coccole, me la spupazzo tutta. E domani facciamo il gatto di patate. Non è lei, ma è sempre con le patate. Vabbè, dai. Allora, okay, insomma, è buonissimo, questo è facile da fare. Vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici. Insomma, qua c'è scritto tutto. Cosa facciamo? Gli lasciamo ancora un po'? No, vai via. Mandiamolo via, sito internet dove trovate tutte quante le mie video ricette. E adesso sì, andiamo a fare la prova dell'assaggio. Tengo fame. Tengo fame. Tengo hambre. No, se le forchette. Ma quali forchette? Vieni qua che... Guarda, guarda, vieni qua, guarda. Guarda, questo è quello che io intendo dire, vedete? Il formaggio. È per questo che le ho fatte con... mamma mia, vieni qua. E questo è quello che intendevo io. Me l'ha rubata metà. Ah, fa niente, ce ne ho tante, però. Guardate, guarda, guarda, vieni vicino, guarda. Oh, queste sono le crocchette. Queste. Sono alla prossima video, ricetta, perché non muccio. Ciao! Buonissime.